Un saluto a tutti qui da Go Pippo! Vi ricordate nello scorso video di cosa vi ho parlato? Vi ho parlato del metaverso. Ovviamente vi ho fatto vedere un visore che non c'entrava niente col metaverso, ma solo per farvi capire che cosa si potrebbe utilizzare nel metaverso. Ma che cos'è questo metaverso e cosa dobbiamo avere per poterci entrare? Allora, il metaverso semplicemente è il mondo virtuale che Zuckerberg attraverso Facebook vuole cambiare nome con Meta, vuole creare questo mondo virtuale dove la gente entra in questo mondo e può lavorare, può andare a scuola, può fare qualsiasi cosa che non è più umano, sì, non ci sarà più l'umanità, diventerà tutto virtuale, diventerà tutto robotico, diventerà tutto... Vabbè, ma non lasciamoci prendere da queste cose, dai brutti pensieri, perché io oggi volevo farvi vedere che cosa mi è arrivato da Amazon. Ovviamente io vi lascio il link in descrizione per poterlo acquistare e si tratta esattamente di Oculus Quest 2. Esattamente, perché questo servirà per poter accedere a questi mondi virtuali e io l'ho voluto provare, infatti mi ha inviato questo qua che io voglio farvi assolutamente vedere subito, perché io oggi vi spiegherò in breve come funziona, ma farò altri video in merito a questo, perché c'è un mondo intero dietro a questo visore. Non sto più nella pelle, andiamolo ad aprire. E no, io oggi vi faccio un regalo, vi faccio vedere prima come funziona, vi faccio vedere gli applicativi, i giochini e vi faccio vedere come funziona. In un prossimo video vedremo le caratteristiche, qualche dettaglio in più, quindi non mancate. Accendete la campanella, iscrivetevi al canale e ci vediamo alla prossima. Anzi, continuate il video. Ok, mi raccomando a non uccidere il gatto quando fate queste cose. Io adesso ho spostato tutto perché voglio creare l'ambiente più spazioso possibile, per quanto mi è possibile. Allora, praticamente mettiamo il nostro visore. Perfetto, vedete voi state vedendo tutto nero in questo momento, però io sto vedendo casa mia, perché le quattro camere fanno vedere quello che c'è intorno. Voi vedrete nero perché non me lo permette di far vedere. Allora, passo al divano, no, disegno, mi sposterei, ecco, stavo ammazzando già il gatto, vabbè. Allora, confini room scale. Allora, adesso in questa maniera voi potrete selezionare la vostra area. Quindi abbassatevi, mettete così il joystick, vedete che è andato giù tutto, confermo. Adesso devo definire l'area di gioco e io farò questa cosa qua. E adesso non so in realtà se vedete veramente, ma dove... Avete visto il divano? È proprio lì. Io praticamente sto camminando, voi vedrete tutto quello che sto vedendo. Qua posso far apparire il mio menu, posso toglierlo. E vedete che io sono dentro la casa, ma posso camminare. Però dite, se voglio sbattere? No, perché io appena arrivo qua alla fine della mia area, non so se lo vedete voi, ma appare una griglia tutta intorno, vedete? Io, questa è la mia area in cui posso stare, quindi se io voglio andare di qua, vedete, praticamente posso arrivare, però mi appare l'area e non posso andare oltre. Quindi io posso tranquillamente camminare e fare così, cioè, e guardarmi intorno. E voi dite, va bene, questo è lo scenario. Sì, ci sono tante tante funzioni, infatti io vi faccio vedere una cosa, vi faccio vedere il primo step. Poi faremo altri giochi insieme. Facciamo il primo step. Anche se risulterà un video un po' più lungo del solito, guardatelo tutto, mi raccomando, guardate cosa sto facendo per voi. Guardate che bello. Questo è solo l'inizio, ma c'è il volume altissimo, io non so dove sto andando. Ok. Ok, guardate ragazzi. È solo una presentazione dell'applicazione questa. Ma adesso vedremo i primi passi di Oculus. Allora, io ho questo tavolo.
Eccole qua, queste sono le mie mani. Guardate, io posso fare tipo così, ok, o posso anche chiudere il pollice, posso chiudere il pollice oppure no, posso tenere aperta la mano, posso anche fare tipo ok, ok a me, ok, adesso provo a fare così, ma non va, però, perché devo farlo con l'indice, quindi alzo l'indice e faccio così. Allora, praticamente è molto semplice perché dite come faccio a chiudere la mano? Semplicemente stringete la mano perché è tutto calcolato, quindi se stringete la mano ovviamente cliccate tutti i tasti presenti, quindi è facile, basta fare così, io lo posso appoggiare in realtà, non lo voglio far cadere, posso fare anche tipo così, posso prendere anche con questo. Zitta, che devo spiegare io, non tu. Allora, posso prendere tutti questi oggetti e fare tipo così. E lanciarli oppure prendere questo e tipo fare così. State attenti solo a non farvi volare le mani, se no posso anche prendere l'aereo e fare questo. Guardate che forte. Ne lancio un altro. Ma questo ho sbagliato. Posso lanciarlo così e fare così. Prendo la racchetta. Questa è una roba veramente reale perché guardate, la pallina la posso prendere. Guardate. Vabbè, mi è volata la pallina, basta che va, posso fare in realtà anche così, pum. Pallina. Oh. È un po' difficile in realtà, è più facile nel reale. Vedete questa palla? Posso tirargli un pugno così, pum. Guardate, anche col visore, cioè, è incredibile, è come se fosse la vostra testa. Poi ci sono questi razzi, posso prenderlo, tirare questo, fare tipo e mollare. Guardate dove va. Ah, questo qua è un coso da guidare, il volante. Forte, guarda che bello. Oh, vabbè, qua passa in mezzo, vabbè, lo lascio andare, ciao. Questo è un giochino che lo faremo la prossima volta. Lo mettiamo qui. Questo è un altro giochino dove hai una pistola laser, puoi centrare i bersagli, quindi possiamo fare anche quello, fare questi tipi di giochini. Se volete uscire, qui abbiamo un pulsante dove teniamo premuto, è qui laterale, e faccio esci. E torniamo nel nostro menu. In questo menu possiamo fare tantissime altre cose, ma vi lascio come curiosità perché la prossima volta faremo altre cose. Potremmo entrare anche nei mondi virtuali, ci sono tantissimi altri mondi, ma aspettate che mi tolgo questa cosa. Molto molto bello e molto molto immersivo perché devo dire che non dà per niente fastidio. Vabbè, se lo utilizziamo tanto tempo è normale che qua attorno agli occhi un pochettino vi può dare fastidio, è normale, è un accessorio che non è normale portarlo. Mi sto davvero divertendo tanto a utilizzarlo perché è davvero immersivo. Diciamo che mi sto divertendo molto a utilizzarlo anche perché è davvero una tecnologia all'avanguardia. Questa è davvero una tecnologia all'avanguardia. Quindi io vi invito a rimanere sintonizzati perché nei prossimi video faremo altre cose, proveremo altre applicazioni in modo che possiamo prendere più dimestichezza con questo visore. E vi ricordo che vi lascio il link in descrizione. Ha un prezzo di 349 euro, quindi basta andare e cliccare il link qui sotto per poter arrivare al link di questo su Amazon. Vi arriverà in un giorno, se lo comprate oggi, domani vi arriva. Quindi ottimo, invece che andare a comprare nei negozi, ottimo Amazon. Quindi io vi invito a iscrivervi al canale, lasciare un mi piace e accendere la campanella. Molto importante per ricevere una notifica che è uscito un mio video. Mi raccomando, rimanete sintonizzati e ci vediamo al prossimo video. Ciao!